Buongiorno amici di Gilda TV. A Catanzaro oggi un convegno dal titolo La scuola della Repubblica e la legge 107/2015, organizzato da insegnanti calabresi partigiani della Repubblica. Tra i vari deputati e sindacalisti anche il professor Antonino Tintiglia, coordinatore regionale della Calabria per la Federazione Gilda UNAMS. Il Movimento 5 Stelle, quando sarà al governo, cambierà il paradigma della scuola e questa è la dichiarazione che l'onorevole Silvia Chimienti ha fatto a Gilda TV. Da Catanzaro, Giuseppe Candido. Gilda News, siamo a Catanzaro con l'onorevole Silvia Chimienti, deputata del Movimento 5 Stelle, sul discorso della scuola e della lotta che è ancora in corso per quanto riguarda il mondo della scuola, ma anche a livello politico si sta combattendo una lotta a vari livelli. Tanto chiaramente non ci si è arresi al fatto di veder approvata una riforma che non voleva nessuno, per cui in tutta Italia continuano ad esserci giornate di questo tipo, incontri in cui molto partecipati peraltro, in cui ci si confronta su, sia sul da farsi e quindi su quello che bisogna mettere in campo per contrastare questa riforma e sia sugli effetti, i primi effetti che si stanno già vedendo di questa disastrosa riforma. Per cui sì, siamo qui e saremo domani a Reggio Calabria, insomma. Sono previsti molti incontri in tutta Italia organizzati dalle associazioni dei docenti, dagli studenti, e oltre al referendum chiaramente ci sono tante altre azioni che si possono mettere in campo di anche sensibilizzazione della cittadinanza su quello che sta avvenendo con la buona scuola. Lei ha parlato di applicazione della legge buona scuola, sta succedendo di tutto, persino alcuni dirigenti scolastici si stanno lamentando di quello che sono costretti, tra virgolette, costretti a fare con questa nuova legge. Tra l'altro tenendo questi docenti, diciamo, chiamiamoli così, del potenziamento, ad attendere di poter fare qualche supplenza, spesso capita nelle sale dei professori perché il potenziamento vero e proprio è saltato. Allora, il Movimento 5 Stelle ha più volte dichiarato che se andrà a governare eliminerà, abolirà la buona scuola. Il problema è, la domanda è questa: alcune parti della buona scuola sono già state attuate attraverso le leggi delega. Allora, su queste parti che sono state già attuate, per esempio chi è già stato assunto, oppure per quanto riguarda il bonus delle 500 euro che ormai è stato già dato ai docenti, è evidente che non si potrà procedere all'abrogazione. Allora, il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista come si pone rispetto a questa nuova legge che bisognerà fare sulla buona scuola? Buona per davvero. Beh, dunque, chiaramente quando saremo al governo, e ci saremo prima o poi, il primo atto, lo abbiamo detto, sarà quello dell'abrogazione della legge Gelmini, dell'abrogazione della legge 107, questo è innegabile, ma distruggeremo le sue fondamenta. È chiaro che alcune cose saranno ormai andate, nel senso che i 500 euro saranno stati erogati e non saranno serviti a nulla, ci saranno dei docenti nell'organico del potenziamento e dovranno rimanerci, perché chiaramente, sperando che siano veramente saranno poi utilizzati in maniera che servano realmente alle scuole, e adesso purtroppo non è così e ci arrivano segnalazioni da tutta Italia, ma quello che noi vorremmo fare è cambiare il paradigma di scuola, e quindi una scuola che non sarà assolutamente organizzata in maniera aziendalistica, verticistica, che non avrà bisogno dell'ingresso dei privati per funzionare, che appunto avrà proprio delle altre fondamenta completamente diverse da quelle che sono quelle della buona scuola, quindi riformeremo la scuola realmente. Dopo la rottura della trattativa tra Ministero e organizzazioni sindacali per la mobilità territoriale, l'onorevole Silvia Chimienti ha risposto che il Movimento 5 Stelle presenterà al più presto un'interrogazione parlamentare. E di qualche giorno fa la notizia che c'è stata addirittura la rottura sulla mobilità, perché con la mobilità anche gli assunti in ruolo un anno fa avranno la possibilità di fare la mobilità, però perderanno la titolarità sul cartello e andranno a finire negli ambiti territoriali, soggetti quindi alla chiamata diretta. I sindacati su questo non si sono messi d'accordo e di conseguenza anche su questo è nata una lotta. Su questo il Movimento 5 Stelle?
Sì, per noi questo della mobilità è un problema scottante, volevamo appunto presentare al più presto un'interrogazione al Ministro per chiedere cosa ne sarà di queste persone, perché la mobilità riguarda la vita delle persone, quindi chiaramente attenzioneremo molto da vicino al problema, sperando che appunto ci siano meno danni del previsto, anche se temiamo che con queste assunzioni che sono state così caotiche, così affastellate, dettate dalla fretta piuttosto che dalla voglia di fare le cose per bene, i danni saranno inevitabili, quindi comunque seguiremo da vicino il problema perché la mobilità è un tema fondamentale. Noi ringraziamo l'onorevole Chimenti e le diciamo di lavorare anche per gli insegnanti che già lavorano in una scuola buona. Assolutamente. Le battaglie degli insegnanti fino all'approvazione della legge 107 al Senato, quando il governo Renzi ha posto la fiducia, sono state ripercorse nel suo intervento dal professor Antonino Tintiglia. Io ringrazio l'onorevole Chimenti che stasera con noi. Sono testimone del suo impegno, delle sue lotte per la buona scuola, la buona scuola, lo ricordo perfettamente, sia a Montecitorio, fuori dalla fondamenta in piazza, soprattutto quelle battaglie al Senato quest'estate, dove perché gli insegnanti che stavano protestando contro una oscenità che si stava realizzando in quel momento.